ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video, sono Sparks. È da un po' che non ci vedevamo qui su YouTube, ma su Twitch ogni giorno alle 5. Siamo puntuali per una live, anzi vi invito ogni lunedì. Ho creato il The Sparks Show. Se vi piace come sono io come persona, come streamer, come youtuber, venite ogni lunedì alle 5 in live per il The Sparks Show, che è una nuova trasmissione su Twitch creata da me, quindi sul mio canale, dove in pratica parliamo, facciamo domande, facciamo challenge. È tipo una... è come vedere una trasmissione televisiva, non ha nulla a che fare con giocare. È un programma con il massimo di interattività, quindi interazione Sparks e iscritti, quindi ci si diverte, si ride molto. E inoltre vi do anche tantissimi consigli, sia per diventare youtuber, streamer, che consigli di vita generali. Detto questo ragazzi, adesso iniziamo col video, perché sono arrivate novità su Brawl Stars. Sulla Lega dei Club, ragazzi, hanno finalmente, come avevo già annunciato in precedenza, rimosso i biglietti dorati. Quindi da ora in poi non ci sono più i biglietti dorati, quindi avremo chance tutti uguali. Noi eravamo leggenda 1, siamo scesi a miti 3. La scorsa Lega nel mio club è stata veramente brutta. Ci sono state persone inattive che ci hanno veramente dato problemi, che attualmente sono stati già rimossi e stiamo comunque cercando nuovi giocatori. Quindi se avete più di 5.000, 10.000 vittorie 3v3 e vi piacerebbe entrare nel nostro clan, si gioca solamente con membri del club, siete invitati a entrare. Potete venire sul Discord, dove abbiamo un canale solamente per il club. Nel mio club ogni giocatore fa parte di un team. Abbiamo creato 10 team da 3, in modo che tutti giocano con le stesse persone ogni volta e non hanno quindi quello stress di andare a cercare una persona per giocare all'ultimo minuto. Quindi sanno già che devono giocare con quei due, quindi si fanno dei team già preimpostati con le preferenze di ogni persona, quindi non sono messi a caso, ma ognuno ha dato delle preferenze e abbiamo creato vari team. Inoltre finalmente potremo shoppare, ragazzi, una nuova skin, e lo vorrei fare insieme a voi oggi, perché come skin abbiamo il nostro Dynamite Ammuffito. Ora io di skin di Dynamite ne ho tanto. Per tutti coloro che mi seguono almeno in live sanno che una dei meme, una delle cose più divertenti, è quando diamo del fetente a qualcuno. Poi se mi esce però una skin di Dynamite Ammuffito, o meglio come la chiamiamo noi, Dynamite Fetente, non posso non shopparla. Poi Dynamite è un personaggio che uso tanto, quindi ragazzi, oggi con voi shoppo la skin della Lega dei Club, che tra l'altro è anche bella perché ha non solo l'aspetto personalizzato, ma anche effetti personalizzati, animazioni personalizzate e texture personalizzate. Sinceramente tra le tre skin io preferisco questa, al secondo posto Stecca Gallo e al terzo Squeak Patata. Voi cosa ne pensate invece? Qual è la vostra skin preferita del Club League? Scrivetelo nei commenti e fatemi sapere. Intanto shoppiamo questa qua di Dynamite Ammuffito. Credo sia il brawler con più skin. Andiamo a mettere Dynamite Ammuffito. Un'altra cosa che è accaduta su Brawl Stars, e questa cosa ragazzi io cerco di dirvele tutte in un video, è uscita la nuova star power del brawler Grom. Quindi stiamo parlando di impatto extra. Le scie esplosive causate dall'attacco base di Grom infliggono fino al 30% di danni in più. Vi dico già che nella community dicono che sia una star power rotta. Già dà problemi trovare Grom contro, perché spamma quei colpi che non ti fanno capire niente. In più questa star power credo sia quella più rotta di Grom, quindi probabilmente ci farà rosicare un botto. Se anche voi pensate che questa star power di Grom è rottissima, mi raccomando, spolliciate e fatemi sapere che siete d'accordo con me. Mo andiamoci a fare una bella partitozza, così random, con il nostro Dynamite Ammuffito. Mi metto una cuffia solamente, giusto per sentire un po' gli effetti sonori del gioco. Oh, il team ci può anche stare. Abbiamo Buzz, abbiamo Penny. Anche se sinceramente il corvo qua è più fetente. Porca paletta, guarda come ci fanno il gol. Ucciso. L'importanza non è non incontrare, che so, tipo... buona. Non incontrare Mortis. Porca paletta, mi è arrivato un corvo in faccia. Non hanno ancora sentito l'aura della puzza del formaggio di Dynamite, secondo me. Ma gliela facciamo sentire. Aspetta che arriva. Boom. Eliminato corvo, vai che si pusha ora. C'è la tara che ce l'ha con me ora. Occhio qui. Ma la palla non sta, non la vedo. Eccolo là. Buono.
Ho sfondato, ho killato. Dai, devono solo segnare. Che sta a fare questo qua? Ma falla qualcosa. Poteva fare tutto, tranne quello che ha fatto. Ci ha sbagliato un gol a porta vuota. Vabbè, lasciamo sta. Io non posso fare miracoli, raga. Questi qua si devono dare una mossa, se no la perdiamo sta partita. Cioè, abbiamo sfondato, potevamo segnare due volte. Questi non vogliono segnare. Oh. Segna per fuori, segna, segna. Che se non mi faccio segnare io qua, cioè ti faccio fare questi gol. E niente. Ero da addosso un corvo per l'ennesima volta. Vai, segna, 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 segna lui. Segna lui. Meno male, 2-0. Vedi com'è l'arte, la puzzolentezza, la fedentezza di questa skin, ragazzi, fa vincere le partite. Detto questo, ragazzi, io chiudo il video. Ci vediamo pomeriggio, perché oggi alle 5 c'è il torneo di Istanbul Guide. Quindi se volete partecipare al torneo, mi raccomando, dalle 3 alle 5 si aprono le iscrizioni. Poi dalle 5 in poi si gioca. Dopo il torneo facciamo Brawl Stars insieme. C'è la Club League e se rimane tempo facciamo anche un po' di missioni. E ragazzi, da Spax è tutto, alla prossima, bella!